Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. La mitologia cinese è ricca di figure e creature sovrannaturali, alcune delle quali sono state riprese anche da altre nazioni che hanno subito l'influenza culturale cinese, come Giappone, Corea, Thailandia, Malesia e Singapore. Queste figure includono demoni, mostri e spiriti che popolano il folklore cinese e che hanno un ruolo importante nelle credenze e nelle superstizioni delle popolazioni asiatiche. Uno dei personaggi più interessanti della mitologia cinese è Gui, lo spirito affamato. Si crede che le persone che hanno commesso peccati di avidità durante la loro vita siano condannate a uno stato di fame insaziabile dopo la morte. Questi spiriti infestano le cucine e le strade, alla ricerca disperata di cibo o offerte sacrificali. La loro bocca è troppo piccola per ingerire cibo e la loro pelle è di colore verde o grigio. Si narra che alcuni di loro siano in grado di sputare fiamme e che altri siano scheletrici. Questi spiriti si manifestano principalmente durante il Festival dei Fantasmi Affamati, un'importante festività cinese. Un'altra figura leggendaria della mitologia cinese è il Jiangshi, uno zombie cinese che rappresenta un incrocio tra uno zombie e un vampiro. Questi cadaveri rigidi si rianimano dopo la morte con l'unico scopo di uccidere i vivi per assorbirne l'essenza vitale, chiamata Qi. Sono presenti anche in altre culture asiatiche, come la Corea e il Giappone. Il Jiangshi è spesso associato a riti magici e a condizioni particolari del cadavere che favoriscono la sua rinascita. Un'altra figura del folklore cinese è lo Yun Yegui, uno spirito intrappolato nello stato intermedio tra la morte e la reincarnazione. Questo spirito può rimanere bloccato nello stato intermedio per vari motivi, come una morte violenta o sentimenti forti e negativi. Questi spiriti possono ritardare la reincarnazione o rimanere bloccati per sempre nello stato intermedio. Vi sono anche altre figure mitologiche cinesi, come i Bia Zhao Gui, degli spiriti femminili associati ai banani, che appaiono di notte piangendo e con dei neonati tra le braccia. In alcune tradizioni, le persone chiedono loro numeri vincenti alla lotteria, ma le conseguenze possono essere nefaste se non si mantiene la promessa fatta al fantasma. Inoltre, ci sono i Diao Si Gui, i fantasmi con la lingua rossa penzolante, che sono gli spiriti degli impiccati, dei suicidi o dei condannati a morte. Queste figure mitologiche sono parte integrante del folklore e delle credenze popolari delle popolazioni asiatiche che hanno ereditato la cultura cinese. Gui Po è conosciuta come la vecchia strega, un fantasma che a volte assume le sembianze di un'anziana amichevole. Spesso si tratta degli spiriti delle servitrici che facevano parte delle famiglie ricche. Questi spiriti tornano per aiutare i loro padroni con le faccende domestiche o per prendersi cura dei bambini. Alcune di esse possono apparire come streghe delle fiabe, ma non sempre con intenzioni positive. Gui Po è un demone popolare in Giappone e la sua presenza è spesso associata a vicende misteriose. Gui Shu, invece, sono le foreste spettrali, spiriti degli alberi che confondono i viandanti manifestandosi soprattutto nelle foreste. Questi spiriti non si mostrano con sembianze umane, ma come alberi notturni che spaventano le persone. In una versione moderna del Gui Shu, chiamata Gui Lu, i viaggiatori sono intrappolati in un viaggio senza fine lungo un sentiero infinito, senza possibilità di fuga. Nu Gui è lo spettro femminile, il fantasma di una donna arrabbiata e vendicativa vestita con un lungo abito bianco. Questa figura ha influenzato notevolmente il cinema horror giapponese e di Hong Kong negli ultimi decenni, con una storia legata spesso a ingiustizie subite come stupri o torti morali che portano la donna a commettere suicidio. Il Nu Gui ritorna per vendicarsi, incarnando la rabbia e la vendetta attraverso il colore rosso, simbolo della sua furia. Riben Gui Bing sono gli spiriti dei soldati giapponesi morti durante l'invasione della Cina durante la Seconda Guerra Mondiale, che popolano alcuni racconti del dopoguerra. Questi fantasmi appaiono come soldati in uniforme, armati di fucili o katane, le spade giapponesi temute. Si tratta di figure spettrali legate a periodi di conflitto e violenza, che possono manifestarsi ancora una volta per ricordare i dolori del passato. E i Bai Wu Chang sono le guardie dell'impermanenza, guardiani dell'inferno che conducono le anime dei defunti nel mondo dei morti. La guardia nera dell'impermanenza e la guardia bianca dell'impermanenza sono rispettivamente legate al bene e al male, e vengono spesso rappresentate in alcuni templi cinesi con facce mostruose e vesti che coprono tutto il corpo. Queste figure,
conosciute anche come Generale Fan e Generale Xie, sono venerati per la loro importanza nel guidare le anime nel regno dei morti. Niu Tu Ma Mian sono le guardie degli inferi, simili alle guardie dell'impermanenza ma con sembianze diverse. Queste figure hanno la testa di un toro e di un cavallo e utilizzano forconi e catene per imprigionare gli spiriti. Si tratta di figure legate alla giustizia e al controllo degli spiriti malvagi nell'aldilà, e sono presenti nella tradizione cinese fin dalla dinastia Song. Shui Gui sono i fantasmi degli annegati, spiriti delle persone che sono morte per annegamento e che abitano il fondo dei laghi e dei fiumi. Questi spiriti cercano di trascinare le loro vittime sott'acqua per impossessarsi dei loro corpi, creando una sorta di ciclo infinito di possessioni. Si tratta di figure legate all'acqua e alla morte violenta, presenti anche nelle tradizioni giapponesi. Wu Tu Gui sono gli spettri dei decapitati, fantasmi senza testa che vagano senza meta. Queste figure sono legate ai condannati a morte per decapitazione e rappresentano una forma di morte violenta e spettrale che non trova pace nell'aldilà. Si tratta di figure inquietanti e legate a vicende tragiche della storia. Yun e Gui sono i fantasmi vagabondi, spettri che si manifestano durante il festival dei fantasmi affamati e che possono essere vendicativi o scherzosi. Alcuni di essi sono legati alle anime che hanno ancora parenti in vita e sanno dove tornare, mentre altri vagano senza meta per le strade, incapaci di trovare la strada per il regno dei morti. Si tratta di figure misteriose e sfuggenti, spesso legate a vicende personali irrisolte. Yuan Gui sono gli spiriti di coloro che sono morti per morte ingiusta, anime tormentate che non riescono a trovare la pace necessaria per la reincarnazione. Questi fantasmi vagano per il mondo dei vivi in cerca di giustizia e vendetta, cercando di comunicare con i vivi per far luce su torti subiti durante la loro vita. Si tratta di figure antiche e misteriose, legate a vicende oscure e dolorose. Yingling sono gli spiriti dei feti, fantasmi delle persone non nate legati spesso all'aborto. Queste figure sono presenti nella tradizione giapponese e possono essere associate a vicende dolorose legate alla perdita di una vita prima che essa possa nascere. Si tratta di figure delicate e tristi, che possono rappresentare il dolore di una vita interrotta prima ancora di iniziare. Jian sono i fantasmi dei fantasmi, spiriti che terrorizzano gli altri spettri per la loro incapacità di reincarnarsi. Queste figure sono legate al taoismo e all'idea di praticanti che evocano spiriti e divinità per cercare di risolvere misteri o esorcizzare demoni. Si tratta di figure potenti e misteriose, associate a pratiche sovrannaturali e mistiche.